Un giallo psicologico ambientato a Napoli, al centro il tema della omosessualità, e questa è la fisionomia del libro edito da Pellegrini a firma del giornalista Mario Campanella, il quarto lavoro presentato alla UBIC di Cosenza. È un libro dedicato a Napoli che si svolge appunto nel capoluogo partenopeo, con una storia di un serial killer di omosessuali e con questo rapporto, di sfida fra il serial killer e il commissario di polizia Paolo Gigli, che è un uomo conflittuato e nevrotico, che si trova dinanzi a sé un'inchiesta nuova su un aspetto così drammatico e criminale, e riuscirà poi attraverso le bellezze di Napoli, attraverso alcune decodificazioni del surrealismo, che è una delle chiavi degli assassini, a scoprire l'autore appunto degli omicidi. È una metafora sia sulla decadenza strutturale che avvolge Napoli, che per me rimane la città più bella del mondo, è la mia città di origine, sia su quelle che sono, e sia un ritorno, a un giallo stile anni 70. Plot che si snoda tra feroci omicidi di natura seriale con obiettivo la comunità gay, passando attraverso la ricerca del trauma, matrice che avrà mosso la mano del serial killer, raccontato attraverso le indagini del commissario Paolo Gigli, portatore di un trauma infantile che condizionerà la scelta delle linee investigative. Il nucleo del libro è proprio questo meccanismo anche di identificazione sottile, questo passare da attraverso le storie, ma attraverso le storie c'è sempre il flash di un vissuto, penso anche dell'autore stesso, come modalità emotiva e affettiva. Per esempio è dominante la figura della madre, dell'assenza della madre, e questo è un flash che in queste scene è abbastanza forte, con una descrizione veramente di grande spessore, a volte anche impressionante, però poi riesce l'autore a mandare dei flash di tenerezza, di fragilità emotiva.